Ciao Stefania, benvenuta su Diario. Spiegaci un po' come nasce il nuovo romance. Allora, nasce dall'idea, dall'esigenza di raccontare una parte della storia che era nata nella mia mente mentre scrivevo di Dave e Alexander. La storia è questa volta quella di Cameron e di Annette, una coppia abbastanza singolare perché in realtà si tratta di due figure atipiche rispetto al genere romance. Di solito nella romance infatti noi abbiamo una figura positiva e una figura badass, cioè mi permettete il linguaggio inglese, invece in questo caso i badass sono entrambi. Lui è un nonnaiolo, lei è una ex prostituta e una sicca. Da qui scintille tra due caratteri molto simili e molto particolari. Allora, parlaci dei personaggi e delle loro particolarità. Sicuramente personaggi, come accennavo, abbastanza particolari. L'idea di fondo del romanzo nasce dalle dinamiche relazionali che troviamo per esempio in Benedict e Beatrice di Molto Comore per Nulla, o ancora proprio per quanto riguarda Annette, la figura sicuramente che mi ha influenzato maggiormente, anzi le figure che mi hanno influenzato maggiormente sono rispettivamente Irene Adler di The Woman del racconto di Conan Doyle e da ovviamente Milady di Dumas. Questi personaggi rappresentano i punti focali da cui poi ho tratto spunti, idee, ispirazione per creare Camera. Nel romanzo si parla anche di omosessualità. È stata una scelta un po' improvvisa, talvolta i personaggi nascono quando nemmeno neanche te lo aspetti. E il caso di specie è dato proprio da Jack, che è il collega, il punto d'appoggio di Annette durante questa missione che è la Coppa Scozia, proprio perché i francesi avevano un forte interesse nel far sì che la rivolta degli scozzesi avesse successo, quindi dobbiamo fare anche quello passo indietro. I francesi attraverso il secret de roi, che era il servizio segreto alla esclusiva pertinenza della corona francese, cercarono di aiutare gli scozzesi perché potessero ottenere l'indipendenza. Ora, il personaggio di Jack è dichiaratamente omosessuale. Perché leggere La Rosa? Leggere La Rosa Bianca perché è un libro divertente, perché è un libro insolito, perché unisce una storia di amore sicuramente particolare, molto, molto frizzante, molto fresca, ha una bella ambientazione storica, non sono io a dirlo, ma coloro i quali lo hanno letto, la casa editrice. Ma soprattutto leggere la storia perché insieme all'ironia, insieme al divertimento, insieme ai dialoghi pungenti, potete trovare anche il cammino interiore di due persone che capiscono che forse non c'è bisogno di avere paura dell'amore, ma fidandosi l'uno dell'altro possono costruire qualcosa di meraviglioso insieme. Perché probabilmente in questa fase storica le donne possono rivelare il loro woman power, inteso come capacità di descrivere appieno i sentimenti, non in modo sdolcinato ovviamente, ma tirando fuori le emozioni autentiche. Credo che il romance possa anche essere in grado di fare questo, uscendo dai canoni imposti dalla letteratura di genere anglosassone, per trovare una voce più autentica, una voce naturale. Soprattutto penso che in questa fase storica sia importante svecchiare il romance, svecchiare il linguaggio del romance, che non significa necessariamente buttarsi sul trattamento sessuale, significa anche trovare nuove strade espressive, contaminando, scegliendo di percorrere strade difficili ma che sicuramente possono portare a qualcosa di innovativo, a qualcosa di originale. C'è bisogno nel mondo del romance italiano di originalità, di questo ne sono certa. Allora, nel nuovo romanzo parli della rivoluzione scozzese del 45 in modo particolare, ce ne vuoi parlare? Fa differenza del Fiore di Scozia, dove la centralità del Fiore di Scozia era data dalla vicenda personale dei due protagonisti di Dave e di Alexander. In questo caso il rapporto fondamentale è quello che lega anche la Scozia con, o meglio la rivolta scozzese con Carlo Stuart. Carlo Stuart è stato spesso rappresentato come l'eroe romantico sfortunato. Personalmente ho cercato di dare un taglio differente, cercando di avvicinarmi il più possibile a quella che era la realtà storica degli eventi, ossia di una persona che aveva sicuramente grandi ambizioni, ma che non era in grado di gestire una rivolta con implicazioni politiche di altissimo livello. Era la persona sbagliata nel momento sbagliato.
Allora, spiegaci il titolo, perché la rosa bianca? Il titolo ha due ragioni. La rosa bianca è il titolo è il simbolo degli Stuart, tant'è che durante la rivolta si diceva che le riunioni che venivano effettuate under a white rose, quindi sotto una rosa bianca, che era disegnata sul soffitto, incisa su un lampadario o semplicemente posta su un tavolo, voleva indicare che era dinanzi una riunione di giacobini. Proprio perché la rosa era il simbolo della famiglia Stuart. E poi c'è un significato recondito, un secondo significato che è legato alla protagonista, che ovviamente non svelo, perché lo scopriremo, spero, se avrete piacere di leggere il romanzo, al termine negli ultimi capitoli appunto della rosa bianca.